tattitaliani.it, parla con il professor Eric Nicholson, che insegna nella sede fiorentina della Syracuse University. Buongiorno professore. Buongiorno. Siamo a Firenze, Palazzo Bastoggi, dove viene presentato il progetto filmico su Machiavelli. E lei è al lavoro per tradurre in inglese shakespeariano la sceneggiatura. Sì, più o meno. Che cosa vuol dire? Ce lo spiega? Vuol dire che sto dando qualche tocco, diciamo, non completamente nella lingua del 500, 600, ma ogni tanto qualche usanza in quello stile per contribuire all'atmosfera storica. E cosa dà in più la traduzione del genere a una produzione su Machiavelli? In questo caso per avere la possibilità per attori anglofoni di usare la loro madrelingua per una versione eventuale inglese e anche per gli attori anglofoni a madrelingua inglese, almeno di capire meglio il copione, se sarà copiato. Quali sono i passaggi che sta traducendo con più difficoltà? Bella domanda. Quelli magari dove ci può essere, sì, infatti ci sono, nel copione, che è molto bello, devo dire, dove c'è il gioco di parole. Questo è sempre per un traduttore un tormentone forse, per rendere tutte le nuance, per questo gioco di doppio, magari triplo senso. E Machiavelli era un grande ironico, e quindi tradurre Machiavelli non è mai semplice, perché lui ha quasi sempre un altro senso nascosto, mascherato, e questi sono i momenti più di sfida, diciamo. Qual è l'elemento che rende in modo particolare Niccolò Machiavelli non solo uomo del Rinascimento, ma un uomo moderno anche per i tempi di oggi e per il mondo, non solo per l'Italia? Sì, soprattutto questo stiamo parlando molto di questo fatto, e lui è un esempio dell'impegno civile, e questa insistenza sulla politica, ma anche sociale e attuale, morale, culturale, sull'impegno di ogni cittadino di contribuire al bene comune della Repubblica. Questo, secondo me, fa Machiavelli pienamente contemporaneo. Grazie al professor Eric Nicholson. Grazie.